e bentornati qui con me. E se invece è la prima volta che passi di qua, guarda i miei video e se ti piacciono iscriviti al canale, grazie mille. Oggi prepariamo insieme un grande classico della pasticceria casalinga, la crostata, in versione golosissima e con qualche trucchetto per farla venire perfetta. Prepariamo insieme crostata alla Nutella che non secca in cottura. Cominciamo a preparare la frolla. Nella planetaria metto la farina di mandorle, lo zucchero a velo e il burro molto freddo. Io lo lascio qualche minuto in freezer. Comincio col lavorare questi primi elementi. Appena diventa una sabbia spengo. Poi aggiungo la vaniglia. E poi aggiungo l'uovo sbattuto e pesato. Lavoro questi ultimi elementi. Quando diventa una palla, spengo subito. Tolgo la frolla dal gancio, la compatto, la appiattisco un pochino, la chiudo nella carta trasparente. La frolla è pronta. Ora la metto in frigorifero a riposare per tutta una notte. La frolla ha riposato tutta la notte in frigorifero, siamo pronti a stenderla. Prendo il mio panetto, lo divido in tre parti, due parti per stendere la base della crostata e una parte la lascio da parte per le strisce. La parte adibita per le strisce la metto da parte in frigorifero. Farina sulla spianatoia, teglia per crostata che andrò ad utilizzare, ben imburrata, vado a stendere la frolla con la misura della teglia stessa. Arrivata la misura desiderata, prendo la teglia, capovolgo e faccio aderire bene i bordi. Con un coltello vado a togliere l'eccedenza. Bucherello il fondo. E ora mettiamo la Nutella leggermente ammorbidita. Metto da parte un attimo, riprendo la frolla che avevo lasciato in frigorifero, vado a stenderla per formare le strisce. Con una rotella tagliapizza o come nel mio caso questa dentellata, faccio delle strisce di circa un centimetro. Tolgo l'eccedenza che posso rimpastare, riprendo la mia crostata, comincio con la prima striscia, l'appoggio e posso già togliere l'eccedenza. Lascio poco spazio. Uno dei trucchi per fare in modo che la Nutella rimanga bella morbida è quella di mettere le strisce abbastanza vicine tra loro. Ora procedo mettendo le altre strisce, giro un po' la teglia e le metto in diagonale. La crostata è composta, ora devo togliere l'eccedenza del bordo che si è creato con le strisce, quindi vado a premere e a togliere la pasta in eccesso. Il secondo trucco è quella di metterla qualche ora in frigorifero prima di cuocerla o in freezer. Siamo quasi pronti a infornare, un altro trucchetto per rendere la farcia morbida e golosa è quella di coprire con un foglio di alluminio per quasi tutta la durata della cottura. E siamo pronti ad infornare.